Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Come potete ben vedere, la maglietta dallo scorso video non è cambiata, la sede non è cambiata, sono sempre da solo perché non avete capito che i video li sto registrando tutti di fila, non avendo più così tanto tempo. Oggi siamo ancora qua su questo format, su questa rubrica dedicata al mio pensiero. Non che io sia qualcuno per giudicare uno sport, però come ho già detto anche negli scorsi video, certe volte mi vengono chieste fuori dal web o ogni tanto mi mandano dei messaggi su Instagram. Potete comunque contattarci anche voi su Instagram e su Facebook, siamo super attivi ragazzi, quindi scrivete e mi chiedono: tu cosa ne pensi di? Cosa ne penso di? Oggi parleremo del nuoto. Il nuoto, che questo sport completo antichissimo perché lo sport nasce relativamente in maniera recente, possiamo dire, però se si considera che già i nostri antenati nuotavano per cacciare o comunque per pescare e quant'altro, si capisce che è un movimento del tutto naturale. Vero è che nelle popolazioni, quelle più vicine al mare, per esempio vengo da Crotone, città marittima, noi pure nei paesi limitrofi praticamente il mare ce l'hanno nel sangue, praticamente gli scorre acqua salata nelle vene, ci scorre, mi ci metto pure io. E il nuoto, devo dire la verità, fatto a mare, fatto in piscina, crea due tipi di presupposti totalmente differenti. In piscina io lo sento giustamente per una questione di densità dell'acqua molto più pesante. In mare lo sento più leggero, o comunque sarà che sono abituato all'ambiente marino. Oh raga, cioè noi abbiamo la zona marina protetta qua a due passi, cioè è proprio una cosa nostra, cioè. Comunque, andando avanti, arriviamo ai giorni nostri. Il nuoto io lo vedo come un allenamento completo che si può integrare tranquillamente anche in un programma più vasto. Millantava praticamente il Guinness come lo sport che curava problemi di schiena, che curava ogni tipo di male. Purtroppo questo fatto dalla comunità scientifica è stato smontato pezzo dopo pezzo, perché quando si dice che uno sport o comunque un qualcosa faccia bene, la comunità scientifica l'attacca da tutti i punti di vista. E purtroppo il nuoto non era poi così tanto inattaccabile da molti punti di vista. Diciamo che chi ha problemi di schiena, chi ha problemi di scoliosi, lordosi, quindi o cifosi, deve lavorare su dei gruppi muscolari e potenziarli, mentre su altri deve sempre lavorare, ma li deve allungare. Il nuoto ha la grande prerogativa di creare sinergia, è uno dei diversi sport comunque che crea sinergia tra i muscoli, quindi tutti i muscoli lavorano all'unisono, quindi non c'è proprio questa divisione, questa settorializzazione dei muscoli che si allungano e si accorciano, lavorano tutti quanti insieme. Quindi, come possiamo ben vedere già da fare 2 più 2 da questi calcoli semplicissimi, si capisce che per chi ha problemi di schiena non vada proprio bene bene. Meglio fare una buona ginnastica posturale, essere seguito da un posturologo, da un ortopedico, e comunque allora lì può essere, si possono creare dei buoni presupposti. Ottimo nella crescita, sì, è vero, perché aiuta comunque anche ad allungare, a stirare, e aiuta anche nella bracciata a fare movimenti più ampi. Da fare attenzione però appunto nelle bracciate, perché alcuni problemi legati alla spalla, come la lussazione o comunque la lesione del cercine, è frequente in alcuni ragazzi, per esempio io ho 2 chiodi nella spalla, e purtroppo l'età comunque può scaturire questo problema è tra i 15 e i 35 anni. Di conseguenza, se un ragazzo inizia a fare nuoto da piccolo, inizia comunque ad avere comunque già una buona sinergia dei muscoli, una buona bracciata, soprattutto se ha del buon personale che lo segue, non dovrebbe avere problemi, anzi, aiuta tantissimo. Se però abbiamo a che fare con gente ignorante, purtroppo che esiste in questi ambiti, fare una bracciata troppo ampia comunque per chi ha problemi, farla e continuare a farla ripetuta nel tempo può dare problemi di lussazione e aggravare un problema appunto che magari già o c'è oppure si viene a creare.
E quindi abbiamo visto che il nuoto ha un sacco di note positive, aiuta la circolazione, aiuta anche nella riabilitazione, per esempio di un ginocchio malato, comunque operato. Perché? Perché lavori in assenza di gravità, quindi la ripresa piano piano, anche la camminata in acqua può aiutare tantissimo. E per quanto riguarda invece i fisici da nuotatori, molti pensano che il fisico del nuotatore sia quello di Phelps o di tanti altri. È vero, quel tipo di fisico è tipicamente nuotatore, ma quelle persone non fanno solo quello che non capiscono in molti, fanno solo nuoto, fanno anche altri tipi di disciplina, come un potenziamento in palestra con i pesi e quant'altro. È un lavoro diverso, ok? Sicuramente un lavoro diverso da quello del powerlifting, del bodybuilding, è un lavoro totalmente diverso, è un lavoro giustamente che deve essere funzionale a quello che devono andare a fare loro, ok? Però loro fanno anche palestra e fanno anche altri tipi di attività. Lo consiglio certamente, se non si hanno determinati problemi. Una cosa che ho dimenticato anche di dire nell'altro video sullo spinning, andatelo a beccare: se non si hanno determinati problemi o comunque determinate patologie, questo tipo di sport è eccezionale. Il nuoto è veramente bello. Noi, parlo per la mia popolazione, per il crotonese, lo pratica, nonostante la pancia che c'ha davanti, lo pratica in maniera indiretta, perché ripeto, vivendo a mare, noi l'estate partiamo da maggio, alcuni quasi tutti veramente, da maggio fino a fine settembre vanno a mare tutti i giorni e nuotano facendosi le vasche tra le due boe, oppure arrivano molto lontano e ritornano. Perché? Perché abbiamo, ripeto, un movimento per noi proprio, proprio nel DNA, ok? Lo consiglio di abbinare, se è possibile, anche ad altri tipi appunto di disciplina, per esempio nel bodybuilding, se o comunque per chi vuole rimanere in forma, per chi fa crossfit o anche altri tipi di sport, per esempio gli sport di squadra e quant'altro. Per chi volesse integrare degli esercizi di cardio, un esercizio cardio ottimale, il nuoto è veramente fantastico. Cambia ambiente, quindi non è più a gravità terrestre, tra virgolette, ma comunque la gravità che trovi in acqua, quindi è più leggero, è buono per rilassarsi, ha un ottimo impatto sulla psiche e quindi anche post campionato, per chi svolge dei campionati come football americano, nel rugby, calcio, basket e quant'altro, una bella nuotata a fine campionato, delle belle sessioni di nuoto, abbiamo magari la palestra e quant'altro, delle belle sessioni di nuoto possono aiutare sia il corpo a rigenerarsi, ma anche la mente a rilassarsi. Ragazzi, ripeto, questi sono pensieri miei, il video finisce qua, ragazzi. Ringrazio per chi mi ha seguito fino all'ultimo su questo argomento. Se avete dei problemi, perplessità, dei dubbi, delle domande da fare, scrivetelo sotto nei commenti, oppure ripeto, contattateci direttamente sulla nostra pagina Instagram e Facebook, dove siamo super attivi, ragazzi. E niente, lasciate un like, un commento, la campanellina, mi sembra di aver detto tutto. Ah no, iscrivetevi ragazzi, perché adesso di video ne staranno uscendo un bel po' e voi non ve li volete perdere, giusto? Ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!